Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video su Spore e questa è la tribù dei Butano, ragazzi, i Super Butano. Ok, dopo aver distrutto il villaggio marrone, ritorneremo in battaglia. Sì, vediamo un po', dobbiamo combattere contro gli altri villaggi, ovvero dobbiamo conquistarli. Da questa parte vediamo cosa abbiamo qua, mi sono dimenticato. Mi sembra... Ah, ok, dovremmo armare i nostri amici. Ok, vediamo un pochino. Scusate, vediamo la cosa. Ecco qua, andiamo ad armare i nostri amici con le loro accette. Intanto avvisate, un'altra tribù ci sta attaccando. Ok, dovrebbe essere il villaggio viola, perché sono davvero aggressivi. Loro hanno le lance. Va benissimo, ok, abbiamo ricevuto un attacco, direi, diretto. Ok, e noi cosa facciamo? Beh, andiamo incontro. Dai, andiamo in attacco, andiamo in battaglia. Facciamo vedere loro chi siamo noi. Noi siamo i Butano. Forza Butano, dai, ok, picchiamoli a tutta forza. Intanto, oh, c'è ancora chi continua ad attaccare. Ok, magari... Ecco qua, passiamo a lui. Dai, abbiamo selezionato tutta la tribù. Ecco qua, no, perché avevo visto qualcuno fermo. Dai, dai, uccidiamoli, uccidiamoli. Così potremo tentare un attacco diretto. Appena finito, naturalmente. Ok, dai, uccidiamoli tutti quanti. Vai, veloci, veloci, velocissimi, ragazzi. Velocissimi. Uccidiamoli tutti quanti. Ci sono addirittura, sono venuti ad attaccarci in modo diretto. Ma come si permettono? Cioè, stanno sottovalutando il Butano. Li hanno sottovalutati, ragazzi. Ci hanno sottovalutato. Li abbiamo uccisi tutti? Perfetto. E adesso si va nel loro villaggio. Si va, perché quanti ne sono rimasti? È rimasto solamente il capo. Va benissimo. E adesso ve le andate cercando le cose. Beh, dopo avervi praticamente ucciso. Ok, almeno. Ok, sono stati arrivati dei predatori a rubare il vostro cibo. Attenzione, scusa, chi è? Oh, attenzione. Ascere metto. Ah. Sei di quell'altro villaggio, non ti preoccupare. Tu hai rubato e tu pagherai. Ok, che c'è anche il piccolino? A noi non ci interessa un bel niente. Praticamente il capo, cioè, potete rubarmi tutto il cibo che volete, basta che mi fate togliere davanti il villaggio rosa, che è aggressivo, come potete ben vedere. Distruggiamo un attimo questo e poi fate quello che volete. Ok, distruggiamolo. Voi rubate il cibo, non vi preoccupate. E poi ci pensiamo anche a voi, pensiamo. Ok, intanto c'è qualcuno che non sta bene. Questo qui. Vediamo chi ha. Come si chiami? Vediamo un po'. Ascere Bibio. Non ti preoccupare, ti facciamo tornare a casa vivo. Ok, quanti siete? Non mi interessa. Minion? Ah, siete in due? Ma ormai vi abbiamo ucciso. Non vi preoccupate, vi abbiamo ucciso. Intanto, scusa, cosa stai facendo? Ascere l'Elio, come ti chiami? Comunque penso che questo sta ritornando a prenderci la roba. Sì, sta ritornando. E intanto abbiamo distrutto anche il villaggio rosa, ragazzi. Quindi, secondo totem per noi. E direi di ritornare subito a casa, perché qualcuno non ci vuole molto bene. Ovvero, il prossimo sarà il villaggio giallo. Almeno mi sembrava il giallo, sì. Ok, intanto secondo totem. Hai annientato la tribù del villaggio rosa. Per celebrare la tua gente, hai intagliato un secondo pezzo di totem in memoria della grande vittoria. Il bottino di guerra è costituito da nuovi strumenti e abiti che troverai nel pianificatore della tribù. Ok, intanto attenzione, direi di ritornare subito nel nostro villaggio. Perché? Tutti quanti anche. Perché qualcuno ci sta venendo a far visita. Ok, quindi noi ce ne ritorniamo. Eccolo qua, un Babaloni Alfa, che praticamente stanno rubando un po' il nostro cibo. Intanto da questa parte, vediamo un po'. Però loro sono ancora vivi? Non riesco a capire, vediamo un po'. Ah sì, perché effettivamente non li abbiamo uccisi. Ah, ma questi qua sono cadaveri.
sì. Da questa parte anche questo è morto. Villaggio rosa. Intanto noi qua stiamo al sicuro. Nessuno più verrà a, come si chiama, a darci fastidio, perché ormai siamo ritornati a casa. Tanto cerchiamo di recuperare l'energia. Abbiamo 69 cibo, abbiamo bisogno di altro cibo. Quindi da questa parte, ah no, era arancione, non era il giallo, mi sono un attimo imbrogliato. Il prossimo direi che sarà il villaggio arancione, perché hanno osato rubarci del cibo. Attenzione, 10 pezzi, e proprio direi anche di andarne a prendere altro, quindi vedremo un po' chi uccidere. Tanto cerchiamo di far recuperare anche l'energia a quei poveri butano che hanno subito in battaglia. Cosa c'è? Problemi con la roba da mangiare? Va benissimo. Andremo subito a caccia. Vediamo dove possiamo andare a caccia. Qualcosa di sostanzioso. Potremmo attaccare da queste parti. Oh, questo è qua. Piccolo ciminerdo. Quindi i ciminerdi possiamo attaccare. Vi piacciono i cinimerdi? Attacchiamo i cinimerdi, dai. Attacchiamoli un secondo. Non sono molto lontani. E li vedo anche in modo sostanzioso. Siete buoni da mangiare? No, più che altro perché sono aggressivi e a me non mi piacciono le cose aggressive. Forza butani! Mamma mia, che aggressività che è quella dei butani. Ok, sì, uccideteli, vai, prego. Ok, attaccate tutti gli altri, dovete attaccare tutti. Sì. Ok, tutti quanti, tutti, vai, veloci. Dai, ce la fate ad ucciderli? Muoversi. Diciamo che in giusto qualche attacco dovremmo ucciderli. Ok, dai, attacchiamo anche da quest'altra parte. Ok, perfetto. Uccidete questo. Ok, adesso tutti quanti raccogliete la roba da mangiare e ce la portiamo a casa. E sì. Ah, comunque, se vi chiedete perché siamo così aggressivi, la risposta la sapete. Noi saremo i conquistatori, non abbiamo bisogno di alleati perché siamo i più forti. Noi ci alleeremo solamente con i più forti, ovvero con noi stessi. E intanto ci portiamo il cibo a casa perché abbiamo fame. Sì, anche tanto. Abbiamo tantissima fame. Ok, dai, prendete il cibo, portatelo a casa, mi raccomando. Dai, prendete tutto. Cercate di non dimenticare niente. Bravi. Dai, tornate a casa. Chi ha già la roba da mangiare, ritorni a casa. Vediamo un pochino. Ecco, bravi, tornate. Abbiamo ancora 60 cibo, ce ne serve altro. Ehi, problemi? Vedi che ti arrabbi, noi ti uccidiamo, eh. Se sei arrabbiato, noi ti uccidiamo. Quindi è bravo, vai via, bravissimo. Hai capito che devi andare via, vero? Bravo. Capisci subito, a volo, vero? Ok, intanto nella pianificatore della tribù vorrei comprare, vediamo un po', sì, le lance, ragazzi. Sì, compriamo le lance. Perché compriamo le lance? Perché cambieremo armi. Voglio utilizzare le lance al momento. Ok, asce di pietra 1. Sì. Attaccheremo quindi anche dalla distanza. Ok, da questa parte intanto stiamo finendo di raccogliere ancora il cibo, perché ce n'è ancora tanto. Stiamo a 78 al momento. Mi ricordavo... Ah no, vabbè, abbiamo messo la fabbrica di lancio per questo. Dai, vai. Un po' più veloce, non si può andare? No, questa è la velocità massima. Normalmente l'unica velocità esistente. Ok, abbiamo preso tutto il cibo. Forse ne abbiamo uccisi troppo? No. Ok, abbiamo finito, direi. Quindi, chi ha fame vado a mangiare, mi raccomando. Intanto finito a portare il cibo a casa. 86. Ok, adesso dobbiamo decidere villaggio arancione o il verde. Vediamo un po'. Villaggio arancione, però ci ho offesi. E la cosa non mi piace, a me lo sapete. Ok, tanto tutti quanti a mangiare, mi raccomando. Dovete stare in forze. Quindi facciamoli mangiare, anche perché tipo vedo questo qui che ha la fame davvero molto bassa. Quindi cercate di recuperare, ragazzi, recuperate. Ok, oh, tutti in fila come potete ben vedere. Mamma mia come sono belli i nostri butano. Sono dei butanosi, ragazzi, butanosi. Ok, recuperate le vostre forze, che ritorneremo in assalto a breve. Ok, avete mangiato tutti? Vediamo un pochino, sembra di sì. Questo qua deve mangiare, perfetto. Adesso, tutti quanti, armatevi di lance.
Ok, il villaggio verde al momento non ci sta dando fastidio, non ci sta dando problemi, sono qui, non ci danno fastidio. Direi quindi di passare al villaggio arancione. Quindi tenterei un attacco. Ma adesso... Ok, partiamo all'attacco. Speriamo di essere fortunati, ragazzi, perché alcune volte abbiamo la sfortuna che mentre attacchiamo il villaggio arancione ci attacca il villaggio verde. Eh sì, me lo aspetto che mentre stiamo attaccando ci attaccano loro a noi. Eh sì, sperando che non ci diano tanto fastidio, Intanto noi partiamo all'assalto. Ok, dai Butani, vai Butanusi, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ok, siamo qua, intanto qualcuno sta passando al contrattacco, scusami. Oppure sta andando semplicemente a pesca, no, è una una sciere. Ok, noi siamo Butanusi. Vediamo la potenza dei Butani. Vediamo un po'. Stanno arrivando degli animali domestici a rubarti il cibo. Sì, siete noiosi. Dovremmo, diciamo, prendere solamente uno dei nostri e andarlo ad uccidere. Oppure lasciargli rubare le cose, ma non ci interessano. Tanto cosa sta facendo lui? Vediamo un po', scusa, l'animale. L'asciere matto sta andando praticamente da noi a rubare le cose, ma a noi non ci interessa perché noi... Beh, ne avremo uno in meno da attaccare. Perfetto, dai, andiamo in battaglia, rubati quello che vuoi, non ci interessa. Tanto lo riandremo a prendere facilmente e veloce anche. Ok, si attacca, attaccato. Mamma mia, guardate che asceri che siamo. Ok, dai, attacchiamo a tutta velocità. Sono stati avvistati dei protoni. Dei predoni, cioè praticamente il tizio qui, lo sapevamo che era andato a rubare le cose da noi, ma non ci interessava più che altro attaccarli. Ed ecco qui, quanti ne sono? 7 di 9, noi, ok, siamo ancora in 9, noi per buona fortuna. Perfetto, li stiamo attaccando tutti quanti, vai, veloci, tutti quanti a terra, li vogliamo. Ok ragazzi, io posso dire una cosa, siamo più forti. Lo siamo o non lo siamo? Abbiamo fatto una... Stiamo sterminando un altro villaggio come se niente fosse. Siamo ancora in 9, eppure la vita è sempre la stessa. Anche loro sono anche più organizzati di noi, hanno le aste guaritrici. Ok, veloci, attacchiamoli, uccidiamoli. Che è rimasto? Solamente gli ultimi. Stanno arrivando degli animali domestici, non ci interessano. Attacchiamo anche questi tizi. Sì, vai, attacca, anche lui. Perfetto, mamma mia quante lance che ha preso in un battibaleno hanno preso. Ok, dai, uccidiamo gli ultimi tre. Che, eccoli qua, ce la fate? Ce la facciamo ad ucciderli? Dai, veloci! Da quest'altra parte, li vogliamo uccidere? Ma sì, vabbè, attacchiamo direttamente il villaggio, cosa ci interessa? Dai, veloci, magari con tutto il cibo che ci stanno rubando, magari... Un po' lo spendiamo per i fatti nostri. Qua abbiamo un Balboni Alfa che continua a rubare cose. Vi sterminerò. Vedrete la sterminazione in persona. Tu rubi il mio cibo? Io ti faccio la sterminazione, non ti preoccupare. Peccato che il piccolo Fulfindo, non Fulfindo come si chiama, non ti può uccidere. Sennò già eri morto. Ok, le cose come vanno qui? Vanno bene? Continuate, siamo a 3.28 ragazzi, l'ennesimo villaggio che va a fuoco. Ok, 2.77, in quanti siete? 3? Non ci interessa neanche che ci stiano attaccando. È giusto che ci rubano del cibo, sprechiamo quello che ci serve. Ecco qua, un altro bambino, sta per uscire un altro uovo. Ok, tu scappa via che poi morirai. Ok, come vanno le cose? 53, 40, 28, 21. Ok, gli ultimi attacchi. Perfetto ragazzi, anche il villaggio arancione va a fuoco, come potete ben vedere. Intanto, vabbè, otteniamo sempre altre cose. Ok, andiamo a vedere un pochino. Ok, altro totem. Vediamo un po', eccolo qua, il totem arancione, ragazzi. Hai distrutto la tribù del villaggio arancione. Ora il tuo totem tribale è ornato da un terzo pezzo di totem. Gli strumenti e gli abiti conquistati al nemico sono ora disponibili nel pianificatore della tribù. Perfetto, andiamo avanti. Intanto vediamo l'evolversi della nostra tribù, del nostro piccolo villaggio. Come potete ben vedere, si è fatta la capanna, si è fatta molto più grande e più ornata. Anche qui vediamo tutto diventare molto più elegante, più innovativo.
La nuova tribù continua a progredire. La tua tribù, scusate. La tua capanna è cresciuta di nuovo e la tua tribù può contenere al massimo di 12 membri. Quindi ce li andiamo a fare veloci veloci. Ok, con le 10 unità di cibo. E intanto abbiamo... Oh, attenzione, è uscito un nuovo villaggio. Attenzione, questo qua da 9 membri però è fino a 12. Intanto il villaggio è adesso lì a non darci fastidio. E facciamo attenzione, ragazzi, facciamo attenzione. Intanto la tribù è l'ora di tornare un po' a casa. Scarseggiamo di cibo, vedo. Sì. Ok, tutta la tribù sta arrivando. Sì, sì, stanno ritornando. Ok, abbiamo bisogno di ritornare a caccia, direi, e di sterminare in futuro lì. Ok, intanto vedo il villaggio verde avvicinarsi a noi. No, sono semplicemente prendendo le cose. Pescatore. Pescatore. Va benissimo, dai, tornate. Non date fastidio, cercate di evitare di arrivare nelle nostre zone. Intanto vediamo che il villaggio giallo, cioè i membri del villaggio giallo, si stanno avviando verso quello verde. Almeno è quello che ho visto. Vediamo dove si trovano. Eccoli qua. Sembrano abbastanza cattivi. Molto cattivi. Dobbiamo fare attenzione. Intanto torce infuocate. Noi stiamo intanto ritornando a casa. Altro piccolino. Dovrebbe essere l'ultimo. Vediamo un pochino. Sì, dobbiamo recuperare tutti quanti. Ok, tribù intera. Andiamocene a mangiare, ragazzi. Cibo e fame. Siamo davvero messi molto male. Ma direi malissimo, magari. Ok, quindi dobbiamo recuperare. Si deve ritornare di nuovo a caccia. Sì, perché abbiamo solamente 15 cibo, che non ci basterà assolutamente. Quindi altra specie che andrà uccisa. Magari di quelli cattivi. Oh, questi qua sono cattivi. Ok, siete morti. Sì, tutti morti. Ok, intanto mancano anche di armamento alcuni. Ok, avete finito di mangiare? Ok, andate via ad armare con le lance. Sì, veloci, veloci. Tanto il piccolino, anche tu dovresti armarti a breve. Ok, recuperate le energie. Oh, attenzione, il capo tribù non è che sta molto bene. Perfetto, avete mangiato, state recuperando. Andiamo un po' in attacco, ragazzi, sì. Abbiamo bisogno di cibo. Quindi attaccate da questa parte. Tu, essere insignificante, vai a prendere una lancia. Bravissimo. Ok, dai, veloci, veloci, veloci. Attaccate, attaccate. Tutti quanti, vanno attaccati tutti. Tutti uccisi. Ok, veloci, 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 veloci. Ok, passano pochi attacchi, come potete ben vedere. Ok, mamma mia. Cioè, siamo cattivissimi. Ma veramente. Siamo degli animali, in poche parole. Quindi, adesso direi più che altro di attaccare prima il villaggio giallo. Più che altro perché è il più forte. Seconda cosa, perché appena ci vedranno tenteranno di ucciderci. Quindi penso sia il primo obiettivo. E intanto direi di portare del cibo a casa. Molto più altro cibo, perché non ci basterà questo poco che abbiamo. Perché sicuramente avremo molte perdite. E con molte perdite abbiamo bisogno di molto altro cibo. Poi se ce lo verranno a rubare non dovremo avere il problema di recuperare in qualche modo. Ok, intanto ho preso il cibo. Ok, andiamo a prendere altre lance. Ok, per chi manca le lance. Ok, quelli stanno mangiando. Di nuovo all'attacco, sì. Chi siete? Sì, attaccano questi tizi. Vai, andiamo a sterminarli. Sterminio totale. Sì, che c'è? Cosa c'è? Mamma mia, che violenza, che violenza. Oh, siete in tanti, grazie. Ci fate un favore. Ok, tutto là, mamma mia. Cioè, dovete capire che un paio di lance e muoiono tutti. Ok, perfetto. Ma quante lance hanno? Oh, è durato parecchio. Cioè, praticamente in un istante muoiono tutti. Vai, 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 sterminio, sterminio, sterminio. Perfetto. Recuperate il cibo e si ritorna a casa. Stiamo solamente a 37 ed è poco, molto poco. Direi quindi di recuperare, come potete ben vedere, sperando di averne molto di più. Molto, molto, molto di più. Ok, quindi si ritorna a casa. Ok, recuperate il cibo, mi raccomando. Stanno arrivando degli animali selvatici, ma credo che se ne andranno subito.
Vedete, vedete, vediamo un po'. Ecco qua, stiamo ritornando a casa. Naturalmente avranno paura di noi, quindi andranno via. Vediamo, magari possiamo sapere dove si trovano. No, perché sono andati via, sono scappati. Hanno paura di noi, dei Butano, ragazzi, Butano. Guardate che specie forte. Dai, non abbiamo mai avuto una difficoltà in una battaglia. Cioè, stiamo vincendo su tutti i fronti. Ok, intanto noi continuiamo a usare cibo, ne abbiamo 71, magari un qualcosa in più non farebbe male. Attenzione, un piccolo attacco, sì, perfetto. Ragazzi, io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, arrivederci!